Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso al forno ripieno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso carnaroli, acqua, dado vegetale bimbi, vino bianco, cipolla, zafferano, burro morbido, parmigiano, sale, pepe, mortadella a pezzetti, piselli lessati, provola a pezzetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale la cipolla, chiudiamo con il coperchio il misurino e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla, mettiamo nel boccale il riso, chiudiamo col coperchio senza il misurino e lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungiamo adesso il vino e lo facciamo sfumare per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Mettiamo adesso l'acqua. Il dado, il pepe, il sale e lo zafferano. Mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere i chicchi di riso. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e posizioniamo il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. E azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasfiliamolo in una ciotola. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato ed amalgamiamo delicatamente. Adesso andiamo a comporre il riso. Abbiamo imburrato una teglia. Mettiamo il riso. Livelliamo bene. Spolverizziamo con un po' di parmigiano.
la mortadella. Formaggio. I piselli. Un altro po' di parmigiano. E copriamo con il riso. Livelliamo bene, polverizziamo con il parmigiano rimasto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Il riso è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Riso al forno ripieno. Grazie e alla prossima ricetta.